La cancellazione del collegio uninominale di Teramo, o meglio la cancellazione del territorio dal quadro dei collegi uninominali attualmente in discussione sulla riforma del meccanismo elettorale, è sicuramente il frutto intanto della scelta sbagliata, di una riforma costituzionale sbagliata, parziale e che ha confuso l'attacco alla cattiva politica, quella con la P minuscola, con la rappresentanza istituzionale dei territori. Oggi ne paghiamo le conseguenze in termini di rappresentanza territoriale e a questo scempio istituzionale, territoriale, questo schiaffo al nostro territorio va sicuramente bloccato e per questo dovremo combattere a tutti i livelli istituzionali. È chiaro che questa scelta è anche figlia e frutto di una debolezza della rappresentanza territoriale istituzionale che attualmente, diciamo così, si rapporta con il nostro territorio, una debolezza del nostro territorio che in realtà non nasce oggi, ma viene da lontano ed è sicuramente un elemento su cui riflettere. C'è questa percezione sbagliata che la democrazia, soprattutto quella rappresentativa, sia un costo e oggi stiamo pagando queste conseguenze, ma questo dovrebbe valere sempre. La democrazia è un valore assoluto, soprattutto quella rappresentativa, ma non ce ne possiamo accorgere solo ed esclusivamente quando il meccanismo elettorale non conviene. Dove erano quei politici, quelle forze politiche che oggi si lamentano di un'ingiusta scelta che piangiamo e stiamo cercando e cercheremo sicuramente di combattere? Dove erano quando il sistema elettorale, il meccanismo elettorale si strutturava come si struttura ancora parzialmente in questa fase sulla base delle liste bloccate, dove non c'era in alcun modo il rapporto fra territorio, elettori, comunità ed eletti. Purtroppo lo svilimento del rapporto fra territorio ed eletti viene da lontano e ha delle responsabilità chiare. E sicuramente si è nutrito anche del silenzio e della convenienza di chi oggi piange per questa scelta che in questo momento, in questa fase, dobbiamo giustamente combattere. Ripetiamolo, la democrazia, soprattutto quella rappresentativa su cui si regge il nostro sistema costituzionale, prevalentemente il nostro sistema costituzionale, è un valore assoluto, ma deve esserlo sempre, non solo quando si tratta di discutere di un meccanismo elettorale che magari prima conveniva e oggi non più.